Ciao, stiamo percorrendo la Via delle Sorelle, un cammino a tappe di 130 km tra Bergamo e Brescia, insieme a nostra figlia di 13 mesi. L'ultima volta ci siamo lasciati alla frazione di Gavarno Tribolina e da lì riprende il nostro cammino. Questa tappa inizia attraversando i vigneti del famoso moscato di Scanzarosciate. Dopo una breve salita arriviamo alla chiesetta di San Cristoforo, protettore dei viandanti. Situata nel comune di Torre dei Roveri, al cui interno sono custodite le opere di Baschenis, purtroppo la chiesa era chiusa e ci siamo dovuti accontentare di guardare l'interno dalla finestra. Al culmine di una collina giungiamo alla chiesetta di San Giorgio. Il luogo sovrasta la vallata sottostante ed è pure dotato di aree attrezzate dove è possibile fare un picnic. Una volta arrivati ad Albano Sant'Alessandro, decidiamo di fermarci per pranzare. Dopodiché arriviamo a Bagnatica, punto di arrivo della seconda tappa. E andiamo al casello San Marco, dove mettiamo un nuovo timbro nelle nostre credenziali. Ecco. Approfittiamo di questo luogo tranquillo ed immerso nella natura per riposarci un po'. Dopodiché ci dirigiamo verso il paese di Montello, dove si conclude la nostra tappa. E se vi è piaciuto, ci vediamo nei prossimi video per il resto del nostro cammino. A presto!